sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Benissimo Sacramento. Bene, abbiamo ascoltato ampi stralci, non proprio tutto, della seconda parte del capitolo quinto e del capitolo sesto della lettera agli Efesini, con cui si conclude questa bellissima lettera. Sono due i soggetti su cui meditare. Ecco, l'autorità, anzitutto, e le autorità presenti per volontà di Dio all'interno del suo corpo, che è la Chiesa, e poi il mistero importantissimo del combattimento spirituale contro le forze del male. Anzitutto, la nostra regola principale assoluta è chiaramente di essere sottomessi in tutto e per tutto al nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la prima cosa. La sottomissione al nostro Signore Gesù Cristo deve essere piena e assoluta. Non c'è nessun pericolo che Lui possa in qualche modo, evidentemente, no? Non usare bene l'autorità che ha su di noi. Sarebbe bestemmia soltanto pensare. Ma il nostro Signore vuole che ci siano anche delle forme di santa e sana sottomissione alle legittime autorità costituite. Qui San Paolo parla anche delle altre nelle sue lettere, ma parla in particolare dell'autorità del marito sulla moglie, tema, come ben possiamo comprendere oggi, molto, non soltanto controverso, ma io penso che sia completamente inaccettato e considerato inaccettabile da larga parte, presumo, delle persone, soprattutto dopo le rivendicazioni femministe e tutto quanto il movimento di emancipazione femminile, che fondamentalmente aveva come obiettivo ormai pienamente realizzato non soltanto di affermare, perché questo è evangelico, l'uguale dignità della donna rispetto all'uomo, questo lo garantisce Domine Dio, non c'è nessuna differenza di dignità tra l'uomo e la donna. Quello su cui Dio non è d'accordo con le rivendicazioni attuali è che c'è una differenza di ruoli e di funzioni che è stata negata durante il movimento culturale contemporaneo, cioè uomo e donna devono essere considerati come interscambiabili, quello che fa l'uno può fare l'altra indifferentemente, e questo è considerato una conquista del progresso, con tutti gli accessori anche esterni volti a, come dire, rivendicare la legittimità di questa posizione. Il Nuovo Testamento non dice così, la Rivelazione non dice così, San Paolo, che non per niente è oggetto di bersagli vari, il festeggiato di oggi, c'è chi lo chiama misogeno, poi c'è chi lo chiama retrogrado, lo chiamerò probabilmente anche omofobo oggi, dato alcuni passaggi che molto espliciti delle sue lettere, dove c'è una condanna chiarissima e senza appello degli atti contro natura di tipo omosessuale, che non sono gli unici atti contro natura, ma sono certamente quelli per antonomasia. Quindi il problema è che, come oggi durante l'omelia abbiamo cercato di riflettere, che ci crediamo che Gesù Cristo è Dio, punto interrogativo, e così ci crediamo che questa è parola di Dio, non parola di Paolo e nemmeno di San Paolo. Quando si legge queste lettere nell'assemblea liturgica radunata, non si dice parola di Paolo, si dice parola di Dio. Vuol dire che dietro queste parole, certamente scritte con la mano dell'apostolo Paolo, questo è il grande mistero che noi
viviamo nella nostra santa fede, c'è la mano di Dio, c'è la esternazione della volontà di Dio. Per cui chi va contro queste parole va contro Dio, non va contro San Paolo. Tutti quanti noi, anche chi certamente è ben distante dalla santità di San Paolo, come un comune ministro, non è che se tu ti opponi al ministro quando ti parla autorevolmente in nome di Dio ti opponi a un uomo, tu ti opponi a Dio. Chi accoglie voi accoglie me, disse Gesù, chi ascolta voi ascolta me, e chi non ascolta voi non ascolta nemmeno colui che mi ha mandato. È chiaro che essere sottomessi da parte della moglie al marito non significa legittimare soprusi o esercizi arbitrari dell'autorità. Questo vale per tutte le autorità. L'esercizio arbitrario dell'autorità, cioè il suo abuso, non deve essere accettato. E né tantomeno ad un abuso dell'autorità bisogna dare obbedienza, assolutamente. Però c'è un ordine nella Chiesa e nel consorzio umano e nella famiglia, stabilito da Dio. Un ordine come l'autorità nella Chiesa, Gesù ha detto nel Vangelo, no? Dice, voi siete i miei apostoli, voi avete avuto un'autorità da me, San Pietro, non esiste autorità come quella del Papa sul pianeta Terra. Tanto è vero che il Papa non è sottomesso a nessuno, non c'è autorità umana che possa giudicare il Papa, ma guai a lui se non si comporta bene, perché l'autorità umana no, ma il nostro Signore Gesù Cristo li farà correre, non è che c'è soggezione di qualcuno perché è il Papa, anzi, proprio perché è il Papa e proprio perché ha un ruolo altissimo e proprio perché non c'è nessuna autorità umana che può giudicarlo finché è in vita, avrà un giudizio rigorosissimo. Ma cosa dice Gesù alle autorità da lui costituite? Voi non dovete spadroneggiare e dominare, lo scrive anche San Pietro nelle sue lettere, ma dovete essere i servi di tutti e mettervi all'ultimo posto. Così il marito che ha autorità della moglie non l'ha per esercitare la dittatura o per mortificarlo o per usarle violenza o cose anche solo verbale, ma deve amarla come Cristo ha amato la Chiesa. Il compito del marito verso la moglie è molto più gravoso di quello della moglie verso il marito, perché essere sottomessi entro i confini del lecito, questo non dimentichiamolo mai, è molto meno difficile. Amare come Cristo ha amato la Chiesa vuol dire morire in croce per lei, vuol dire sopportare qualunque tipo di opprobrio, di disprezzo e di umiliazione per amore suo. Non lo so. Quindi, certo che sono concetti impegnativi e oggi poco popolari, vanno evidentemente rettamente compresi per poter essere accettati. E in questo mistero, ecco perché c'è un sacramento che ha sigillato per volontà di Gesù l'unione e la donna, è significata la relazione che c'è tra Cristo e la Chiesa. Non c'è tempo adesso di approfondire questo bellissimo spunto di meditazione. Prima di concludere, San Paolo ricorda ai suoi che noi siamo in guerra. I figli di Dio sono in perpetua guerra. Una guerra che non finirà mai. È la guerra contro le potenze del diavolo, contro le potenze del nemico. E questa guerra deve essere combattuta con attrezzature adeguate, perché altrimenti se non si combatte con attrezzature adeguate la guerra si perde, perché i nostri nemici sono forti, non sono esseri umani vulnerabili, sono spiriti e in quanto tali non sono vulnerabili. Allora ci vuole un'armatura. Di cosa è fatta? La verità, anzitutto, la prima cosa che dice, la verità. I diavoli sono i padri della menzogna. La prima arma con cui combattere i diavoli è la verità. La seconda,
Questa è una cintura che deve stare ai fianchi. La giustizia è una corazza. La giustizia è l'obbedienza a Dio, possiamo decodificarla così, e alla sua legge, senza se e senza ma. Ecco, sapete bene che una delle cose più importanti dei guerrieri, almeno quando le battaglie si combattevano sui campi di battaglia, erano le calzature. Perché se la calzatura non era fatta bene, se tu cadi per terra mentre stai nella mischia, sei morto. Non puoi cadere per terra, devi rimanere in piedi. E ciò che ci fa rimanere in piedi è lo zelo nel propagare il Vangelo della pace. Bellissimo. Poi per combattere ci vuole uno scudo, perché i colpi che riceviamo, perché nella mischia si ricevono colpi di spada o i dardi delle frecce. E qual è il nostro scudo? Ah, quello è invincibile, quello ci copre da tutto. La fede. La fede con la F maiuscola, non una fede spenta o quasi morta, una fede viva, una fede ardente, una fede formata, una fede coraggiosa. Oh, poi la testa deve essere coperta, perché se ci danno un colpo in testa siamo morti. E cos'è che copre la nostra testa? La salvezza, l'elmo della salvezza. La testa, no? A che cosa dobbiamo sempre pensare? Che per grazia di Dio noi siamo stati salvati, non ci meriteremo niente, ma il nostro Signore è con noi perché vuole portarci in paradiso. E poi i guerrieri hanno la spada come ben sappiamo è il simbolo di San Paolo Apostolo. Che cosa ha fatto San Paolo Apostolo? San Paolo Apostolo ha annunciato la parola di Dio, la spada è la parola di Dio. Il diavolo si combatte con la parola di Dio. Gesù nel deserto ha risposto al demonio e alle sue tentazioni becere opponendogli la parola di Dio. E poi per combattere la battaglia spirituale ci vuole un'altra cosa, che è la preghiera incessante e perseverante, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza, pregando per tutti i santi, cioè per i nostri fratelli e sorelle nella fede, per coloro che hanno il compito di propagare ufficialmente il Vangelo e la verità. La conclusione di questa lettera è meravigliosa. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con un amore incorruttibile. Bellissima questa espressione. Ecco, possa essere il nostro amore per il Signore davvero così. Incorruttibile vuol dire che non può essere soggetto a corruzione. Quindi c'è e non c'è niente e nessuno che potrà farlo diminuire o peggio ancora cessare. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.